Sala Puglia. Siamo ragazzi, dai. Di questo suo ruolo di sindaco, l'obiettivo è proprio è la sua ragione di vita, ecco. E quindi per questo è disposto ad andare in fondo e a difendere il suo ruolo di sindaco, ma non perché questo gli porti in tasca dei vantaggi, dei privilegi, è proprio molto compreso in quello che è il suo compito di tutelare il benessere di questa città. Ora nella nostra cittadina regna uno spirito di collaborazione, giusto? Giusto. E questo perché? E questo perché, signor sindaco? Perché abbiamo un'impresa importante che riunisce gli interessi dei piccoli proprietari e del ceto medio. Lo stabilimento termale. Bravo Billing, il nostro nuovo stabilimento. E per difendere questo è disposto anche a passare sopra un affetto fondamentale che è quello familiare, quello del fratello, e è in qualche modo un uomo spietato. Io lo immagino un po' verde di faccia, no? Con questa pelle, perché poi vive da sempre in questo luogo malsano. Quindi questo fatto che mangi poco, che stia così rinsecchito un po', è anche lo specchio di questo luogo che non è sano. E lui racchiude in sé l'emblema di questa città. Il fatto di avere un bastone, dei guanti, una marsina, il cappello già sposta e già mi mette dentro un'idea di personaggio. Perché io gli ho chiesto perché io, perché una donna, perché dice mi piace che questo personaggio sia un po' un'entità, racconti proprio il suo ruolo di politico e quindi non così connotabile. E nel frattempo? Che e cosa ne facciamo? E nel frattempo? E che cosa ne facciamo? Le chiudiamo? Mi sembra che in alcuni momenti sia di un diretto quasi imbarazzante. E i giochi schifosi e ambigui della politica sono talmente evidenti. Le parole che si dicono sono quelle che sentiamo, le espressioni, i modi di essere di questi personaggi li vediamo nella televisione, li vediamo in continuazione ed è fortemente, ti chiama fortemente in causa. Il modo nostro di essere in scena non è qualunque, non è spicciolo, è denso di tutte le stratificazioni di senso di ogni frase. E attraverso il divertimento fa passare della roba pazzesca. Ah, sì, sono molto emozionata, devo dire, molto contenta ovviamente perché è un teatro meraviglioso, però non vedo l'ora che da qui si passi lì per fare un po' di amicizia con quello spazio che sicuramente ci destabilizzerà un pochettino. È uno spettacolo molto schietto, molto, molto onesto e molto schietto.